finisce con uno spettacolare 2-2, il match del Football Campus tra Boreale e Olimpia. Gara ricca di gol ed occasioni tra le compagini di Speroni e Morelli, soprattutto in un secondo tempo, dove le azioni in chiave offensiva si sono susseguite quasi senza sosta. Nella prima metà di gara le emozioni latitano fino al 20esimo. Firenze è scemone sulla Monica, che prova a ribadire in rete, ma trova il salvaggio sulla linea di Segatori. Alla mezz'ora ci prova invece Iacomi, che però controlla male un buon filtrante di La Monica. Sul rinvio dal fondo però rischia di combinare un bel pasticcio di Rienzo, con un rinvio proprio sui piedi di Iacomi, ma per sua fortuna il numero 10 Amaranto non ne approfitta. Il gol dell'Olimpia sembrerebbe nell'aria, ma al 32esimo si materializza invece il vantaggio dei padroni di casa. Segatori sfrutta alla perfezione una punizione dal limite, vede Simone piazzato male e lo punisce indirizzando la sfera, nella porzione di porta completamente sguarnita. L'1-0 velocizza il match nella ripresa. L'Olimpia spinge sull'acceleratore e al terzo Mincolelli ha l'occasione buona per il pareggio, ma appare di sventa tutto proprio sulla linea di porta. Dall'angolo che ne scaturisce ancora Mincolelli pericoloso, ma questa volta il palo nega la gioia del gol. Ospiti nuovamente avanti al sesto, ma anche la mia da Valtroni fa cilecca e il suo colpo di testa da pochi passi finisce alto sopra la traversa. Il numero 4 di Morelli riesce però a rifarsi poco dopo. Questa volta Valtroni va via di forza e in aria cerca il destro a giro. Di Rienzo tocca ma non basta ed il punteggio torna nell'equilibrio. Il nuovo pari dura però lo spazio di 5 minuti. Al quarto d'ora infatti Segatori cerca la destra di Rizzo su punizione. L'attaccante Biacovo la si invita bene e per De Simone non c'è niente da fare, se non vedere il pallone infilarsi in rete, per il secondo vantaggio dei padroni di casa. L'Olimpia non ci sta e al 19esimo impatta nuovamente. Segatori in uscita perde il pallone sulla pressione di Avaltroni, che si imbola verso la porta. Il diagonale è preciso e Di Rienzo battuto per il 2-2. Nel finale entrambe le squadre avrebbero l'opportunità per prendersi l'intera posta in palio. Al 20esimo ci prova nuovamente Segatori su punizione, ma questa volta la traversa gli dice di no. Proprio in extremis arriva invece l'occasione sul fronte opposto, ma Di Rienzo è provvidenziale nel chiudere lo specchio della porta di Gioacchino. Il pareggio dura fino al triplice fischio finale, un punto per parte che di fatto non scontenta nessuno.